Salve a tutti ragazzi, andiamoci a fare subito la nostra partita settimanale nella rissa. Allora, il più potente maghi di Dalaran hanno esagerato, aprendo centinaia di portali. Scegli una classe, quindi usa alcune magie e una valanga di portali per sconfiggere i tuoi eroi avversari. Vediamo subito questa nuova modalità. Penso che sia la carta del mago che costa 2 mana. Vediamo subito. Non so quale conviene come classe, vediamo. Proviamo con lo stregone. Uldan contro Malfurion. Devo proteggere la nave. La tua anima sarà mia. Quindi oltre ad avere anche oltre ad avere portali stabili, si hanno anche le carte della classe. Vediamo. Salute. Gloria per i Sintorei. Cosa noi fa? Gului secondo me è già stato molto più avvantaggiato di me. Ha avuto molta più fortuna. Ma non è mai detta l'ultima parola, continuiamo a giocare. Questa qua è una buona carta, visto che se ho tre robot sul campo mi dà un leggendario, una super furia 4-8 se non sbaglio, quindi posso infliggere 16 danni in un turno solo. Per ora quella carta ce la lasciamo, non si sa mai, mi escono due robot. Invece niente. Come non detto. Bella carta. Allora, quindi andiamo a uccidere questo, poi fare così. Questo Sahri. Dai raga, si può ancora fare.
Tutti si inginocchiano al mio comando! Per la forza di Ragnaros, la grande forza è con me! Azioni di sicurezza disattivate. Attivazione meccanismi di mietitura. Nando, li uccidiamo questo subito. E poi vediamo. Pescherei tutto il giorno. I dannati sono pronti. Quasi finito il tempo. Qua mi ha inculato questo mostro. Comunque mi sa che lo stregone non è completamente la classe adatta a fare questo genere di rissa. Per l'onore. Vediamo cosa mette lui in campo, casomai dopo infliggiamo i danni all'eroe nemico e poi distruggiamo tutti i servitori. 10, 11. Ah, 11 più 3. Aspettate, proviamo con
con il mago. Jaina contro Jaina. L'hai voluto tu. La mia magia ti farà a pezzi. Dai, può andare. Questa mi sa che è difficile da giocare al momento. Questo è l'avversario, non ha più carte fra un po'. Buono. Buono. Se gli attacco il suo il suo minion, no. Allora non mi ucciderò il potere eroe. Va bene. Il mio lavoro è fondamentale. Non rompe. Infliggi un danno. Unisciti o muori, o entrambi. Se non usiamo questo, ora rimaniamo senza carte, senza mana. Fammi pensare. Quindi proviamo a pescare. Buono. Proviamo nuovamente. Anzi no. Possiamo aspettare il turno 7 per pulire la bordo. Vediamo cosa gioca lui. Ancora ricordo che abbiamo questo qua da giocare. Ma conviene prima avere qualche altro minion sul campo. Wow.
ladri, potete prendere la uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Perché me ne... avevo sta carta, me l'avevo messo quella carta. Ho sbagliato. Vabbè. Hai bisogno del mio aiuto? Ce ne sai che ha vinto. Visto che avrà almeno un 3-4 palle di fuoco. Naturalmente. Il maghietto gli poteva uscire solamente con il portale di instabile. Sono pronto a vaporizzarli! Avvio procedura d'attacco! Avrà almeno un 5-6 palle di fuoco. Vediamo come va a finire, va?
perfetto. Bella giocata. Sono pronto a vaporizzare. Sono pronto a vaporizzare. Gnomi! Non credo posso farmi 18 danni in un turno solo. Però un'altra palla di fuoco mi sa che ce l'ha. Appunto. Un'altra ancora ce l'ha. E ora basta. Hai vinto stavolta. Bella giocata. Andiamo a vedere cosa troviamo in questo pacchetto. Vi preannuncio che ho intenzione di comprare il preacquisto delle carte del Gran Torneo, quindi vediamo di fare uno spostamento in video. Ciao a tutti, alla prossima.